Ciao ragazzi, benvenuti su Ali from the Block e FTB Channel, io sono Ali e quest'oggi vi parlerò di Topolino numero 3596. Eccolo qui, Topolino 3596 con questa copertina disegnata da Giuseppe Facciotto e colorata da Mario Perrotta, una copertina che devo dire mi piace molto, una copertina che va eh, diciamo a, più che altro ad omaggiare a centrare qualcosa con la seconda storia che leggeremo in questo numero, Paperino protagonista eh, mh, su questa barca eh, in mezzo al mare, eh, qui c'è questo mostro quasi Lovecraftiano, questa piovra, dietro c'è il faro praticamente c'è questo faro eh, mh, su questa roccia e mh, diciamo che eh, stavo dicendo Topolino, Paperino eh, è intento a leggere un libro sui misteri che quindi Ovviamente, ci introduce la storia che leggeremo all'interno su eh, Lord Eidquack. Presenta le storie di Lord Eidquack, le storie horror raccontate da Lord Eidquack che ogni tanto tornano su Topolino. Quindi, su questo numero 3596 ha ah, comunque una buona copertina. Anche i dettagli mi, mi piacciono. Insomma, facciotto ha fatto veramente un ottimo lavoro. Scritta gialla con rilievo rosso Topolino, scritta rossa Disney, molto classica. però, devo dire appunto il disegno di facciotto mi è piaciuto, ma anche la colorazione di perrotta. anche parecchi dettagli che ci sono all'interno della barca dove c'è Paperino, quindi una copertina senz'altro promossa. Apriamo questo numero 3596 con la pubblicità del um, topolibro su Puccini che ci sarà sul prossimo numero di Topolino 3597, mentre abbiamo Chiara Tira Paperopoli con Silvia Zicche, protagonista PK, perché avremo una storia di PK su questo numero. Essere un supereroe purtroppo vuole dire rinunciare alla filosofia di base di qualsiasi altra forma di vita quella del lo faccio appena un, un attimo di tempo ovviamente eh, PK eh, ha sempre lo spirito ovviamente del, del suo personaggio perché è paperino alla fine eh, Alex Bertani eh, nel suo editoriale ci parla mh, non tanto delle storie che leggeremo qui vediamo PK, Lord Edquack, Pico de Paperis le storie su questo numero ma anche sul fatto che lui è un anti-spoiler come lo sono anch'io infatti nei miei video, nelle miei video recensioni cerco sempre di non spoilerare mai tanto sulla storia Ehm, perché ovviamente rovinerei la sorpresa al lettore quindi lui mh, parla di questa cosa qui nel suo editoriale storie fumetti allora vediamo, vediamo qui il bellissimo disegno di Facciotto e eh, il sommario delle storie su questo numero insomma PK metallo pesante storia di Tito Faraci con i disegni di Lorenzo Pastrovicchio colore di Michela Frare Chine di Michela Frare, scusate, colore di Irene Fornari. Poi abbiamo Lord Edquack presenta, Paperino e il manuale dei trovamostri, storia di Giulio Gualtieri, disegni e chine Roberto Vian, colore Gaetano Gabriele d'Aprile. Pippo in domande e risposte, storia sempre di Tito Faraci, quindi presente due volte con due storie, disegni Giulia La Latorre, col, uh, chine Matteo De Vincenzi e colore Valentina Mauri. Topolino Comics ⁇ Science torna anche questa settimana con Piccole Paperis e il Segreto del Papiro, storia di Marco Bosco, disegni di Giampaolo Soldati, Chine Simone Paoloni, colore Putra Sharbin Binab Jalil. Poi abbiamo Topi Horn, vichinghi per bene e la Biennale Barbarica di Roberto Gagnor, Disegni e Chine Andrea Malgieri, colore Martina Andonova, chiudo il tutto, la storia di una pagina, Buzzuri si nasce, si diventa, Dinamite si diventa, Colone sonore di Carlo Panaro, Disegni e Chine di Valerio Elde, colore di Valentina Mauri. Ovviamente, tutti i servizi e le rubriche all'interno si parte con Rock and Roll, metallo pesante, quindi heavy metal, PK protagonista, um, con questa storia. Ovviamente, uh, ritorna PK dopo un po'. Sul Topolino, storia sempre dal lato fantascientifico, che io non amo per niente. PK non è mai stato tra i miei preferiti. Ho sempre detto che preferisco Paperinic a PK. Ci sono delle differenze, ma qui PK incontrerà un nuovo amico, un guerriero di nome Kilborg. Devo dire che però la storia mi è piaciuta. Bellissimi disegni di Lorenzo Pastrovicchio, belli anche i colori. La storia di Tito Faraci, benché non sia tra le mie preferite di questo album, eh, di questo numero, diciamo che mi ha abbastanza. l'ho trovata abbastanza scorrevole, mi ha intrattenuto. Anche se più che altro qui ci saranno appunto PK insieme a Kilborg che avranno a che fare con una nuova astronave, dovranno battersi con chi? Dicono anche nell'introduzione, quindi. Una storia in sé per sé che mi ha soddisfatto abbastanza, la reputo sufficiente. Eh, ripeto, io non ho pregiudizi, anche se può sembrare, verso la fantascienza, un genere che, come il fantasy, insomma, non mi piace, non mi ha mai fatto impazzire. Però devo dire che i disegni di Lorenzo Pastrovicchio, ma la storia in generale di Tito Faraci, l'ho trovata abbastanza simpatica, anche se. Mm, diciamo, non mi ha soddisfatto appieno, però una storia che pensavo peggio, insomma, ragazzi, <ride> quindi un po' di pregiudizi forse le avevo. Lord Eitwack presenta L'ora del terrore, Paperino e Manuale dei Trovamostri, del Trovamostri, storia di Giulio Gualtieri e Roberto Viani e di Senni storia che, devo dire, mi ha soddisfatto molto, come spesso accade con le, scuole, le storie di Lord Eitwack, una storia del terrore, visto che siamo vicini ad Halloween, alla festività di fine ottobre, del 31 ottobre, qui praticamente... C'è Lord Hadequack che eh, dice, ma ricordate, è al buio quando secondiamo la nostra inquietudine che la paura viene a farci visita. Quindi Paperino e Paperoga è qui, si trovano, Paperoga gli dice eh, praticamente che diventerò un trovamostri, Paperino gli dice cos'è un trovamostri e si fa suggestionare dalle, dalle parole di suo cugino Paperoga. Quindi tornerà a casa, cercherà, cioè, sarà suggestionato. Una cosa che ricorda anche le ultime storie più o meno che abbiamo visto, eh, dove c'erano protagonisti anche qui con qua. Qui invece è Paperoga insieme a Paperino. Paperino torna a casa che praticamente è suggestionato dai mostri: vede lupi mannari ovunque, non riesce a dormire, eh, cerca di trovare, insomma, gli arriva a casa un pacco e che gli dice praticamente il manuale dei trovamostri, come diventare trovamostri, e più che altro mh, vedrà lupi mannari ovunque, non riuscirà a dormire, come detto. Una storia molto simpatica, scorrevole, e che devo dire mi è piaciuta molto. Bello l'approfondimento poi di Marco Ballarè, che ogni tanto torna eh, per analizzare i vari termini visti sulle storie di, di Topolino, e qui si analizza la parola lupo mannaro, da dove viene, eh, praticamente viene poi poi anche dall'uomo lupo. Quindi molto interessante, questa anche per i più piccoli, magari che vogliono approfondire su questa parola. Andiamo avanti. Terza storia, Pippo in domande e risposte di Tito Faraci con i disegni di Giulia la Torre. Storia breve, che per molti sarà riempitiva, sinonimo, per molti il riempitivo è sinonimo di storia shatto, invece per me, invece, no, assolutamente no, perché questa storia l'ho trovata davvero simpatica e carina. Di quelle che mi ero ricordato un po' gli anni 90, quelle da bambino in cui leggevo Topolino. Praticamente Pippo è a casa con Orazio che sta facendo delle riparazioni e eh, Pippo ovviamente sempre molto simpatico eh, dirà al Topiri che sarebbe una specie di Alexa, una specie di Google che deve trovare qualcosa e mh, insieme ad Orazio farà delle ricerche varie, storia come detto carina, simpatica, e, mh, corta ma che ho apprezzato molto. Piccole Paperis e il segreto del papiro. Qui avevamo Topolino Comics and Science, che mh, mh, molte volte mi sono piaciute le storie, ma altre no, ehm, perché ragazzi l'ho trovata un po' troppo lunga, se devo essere sincero, troppo prolissa. Eh, ma è una storia sulla scienza, insomma, di Marco Bosco con i disegni di Gian Paolo Soldati. Ho apprezzato i disegni e soprattutto il fatto che qui si trovano un'asta, un segreto di un papiro. C'è cioè Piccole Paperis, all'asta ovviamente ci sono sia Rocker che Zio Paperone. Poi nel corso della storia ci sarà anche Archimede e loro cercheranno di carpire il segreto di questo papiro. Una storia però che l'ho trovata veramente eccessivamente lunga per i miei gusti, eh, ma che diciamo mi ha soddisfatto, ma nemmeno tanto. Facciamo luce, qui ovviamente si parla di scienza, con Barbara Garufi e le foto di Adam Stock, eh, con i membri di Nature che hanno praticamente aiutato più che altro per quanto riguarda questa storia Marco Bosco e ai disegni di soldati una storia di Topolino Comics and Science che può essere molto istruttiva per eh, i bambini e i ragazzi insomma, che vanno a scuola, ma non soltanto quindi qui c'entra anche la scienza oltre alla fantascienza nella storia di PK Agenda della settimana che ci porterà alla festività di Halloween dal 26 ottobre al 1 novembre l'agenda eh, che è Corsa Fratelli, una vecchia conoscenza Barzellette e Colmi, che mi sa che ultimamente non, non era pubblicato su Topolino Luca Comics and Games 2024, quanto mi piacerebbe ragazzi andare a Lucca, ma purtroppo non ci andò, non ci sono mai stato, un po' per motivi geografici, sono lontano molto da Lucca, sono in Puglia, Lucca è in Toscana e non ci andrò anche perché poi insomma ci, ci devi aprire un mutuo per andare a Luca Comics quasi, soprattutto se vieni dal sud e devi pagarti il pernottamento e tante altre cose varie. Uh, qui ovviamente Panini Comics con Topolino ci sarà, e, um, ci fanno vedere i cartonati e tutta la roba che loro porteranno a Lucca e, e che morti potranno acquistare. A me potrebbe interessare Lord Hadequack, l'ora del terrore, ma sono tutte storie che comunque ho letto su Topolino. Uh, L'ultima storia lunga è quella di Topi Orne e i vichinghi per bene, la biennale barbarica di Roberto Gannior e Andrea Malgeri, storia che non mi ha dato di nulla se devo essere sincero è una storia ambientata ai tempi dei vichinghi c'è cioè Topolino, Minni, Orazio una storia carina ma niente di che ragazzi a me queste le storie poi ambientate in vecchi, nei tempi vecchi insomma nei vecchi tempi e, in generale sì la, diciamo che la cultura norrena mi, diciamo, mi incuriosisce è una storia però che boh, sinceramente non mi ha dato né di carne né di pesce se devo essere sincero la magia emozionante dell'opera, che si parla anche dell'opera perché poi ci introdurrà a quello che mh, sul prossimo numero vedremo. Ci sarà appunto il tuo libro dedicato a Giacomo Puccini sul 3597, un po' di voi, ovviamente, lettere e disegni da parte dei lettori di Topolino in settimana in edicola questo cartonato, l'edicola libreria Topolino, il dottor TikTok, ma soprattutto Disney Grandi Autori con Marco Rota che se riuscirò a trovare, comprerò, spero di riuscire a trovarlo perché non, di solito non si trova facilmente nell'edicola della mia città il prossimo numero 3597 Zio Paperone in copertina si festeggiano i cento anni, centesimo anniversario di Giacomo Puccini, ci sarà anche il Topolibro le storie presenti, ci sono più cose in cielo e in terra, 500 piedi, parte addirittura una saga lunga 6 episodi, mamma mia, di Bruno Enna con i disegni di Davide Cesarello. Gli allegri mestieri di Paperino ritorna con una lieve influenza, Faraci, Faccini, Manetta il procrastinatore, Ecker, Pisapia. Zio Paperone l'opera in attesa, Sisti, Capovilla, Zio Paperone alla ricerca della melaurea perduta venerus per il sinotto buzzuri si nasce dinamite si diventa la colazione come al solito il panaro held chiude il numero 3596 buzzuri si nasce diventa, eh, dinamite si diventa con colone sonore protagonista fiuto joe il cane di dinamite bla allora cattivi ragazzi un numero che mi ha soddisfatto abbastanza li do un voto da 1 a 5 stelle di un 3 stelle e mezzo quindi più che sufficiente bellissima la copertina di facciotto e perrotta se devo fare la mia solita classifica delle 5 storie esclusa quella di dinamite metto al quinto posto Topi orni vichinghi per bene, la biennale barbarica. Quarto posto per... Ehm, PK metallo pesante. Terzo per Pico de Paparis, segreto del papiro. Pur essendo lunga, comunque mi ha soddisfatto più di quella di PK. Secondo posto per la riempitiva... Domande e risposte di Pippo in domande e risposte. Primo posto, ovviamente, per Paperino e il manuale dei trovamostri. Lord Edquart presenta sicuramente la storia più bella per quanto mi riguarda. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video, vi ringrazio per il supporto che mi date sempre ad ogni video. Mettete like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Se vi piacciono i miei contenuti, continuate a seguirmi. Mi raccomando, fate i bravi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!